Si è tenuto presso la Biblioteca Antoniana del Comune di Ischia un incontro tra i dirigenti provinciali e locali dell'INPS, i commercialisti e i consulenti del lavoro isolani. Un incontro molto tecnico, dove i professionisti isolani hanno avuto la possibilità di approfondire la materia del proprio lavoro. Al meeting erano presenti anche i rappresentanti della Sinistra Unita Isolana, che da tempo si battono contro la soppressione o il ridimensionamento della sede INPS dell'Isola Verde. Rifondazione Comunista, Partito Marxista-Leninista Italiano, l'Alta Europa con Tsipras, Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, Out Mare e alcuni sindacati del mondo del lavoro marittimo sono le sigle che nei giorni scorsi hanno diffuso un comunicato stampa in cui attaccavano la miope e scellerata spending review che sta colpendo i settori pubblici del nostro paese e che è alla base della paventata chiusura della sede INPS ischitana. A nome della Sinistra Unita è intervenuto Gennaro Savio, che ha informato i presenti circa la battaglia che si sta conducendo sull'isola affinché la sede IMSS locale non venga soppressa o ridimensionata, essendo un indispensabile punto di riferimento per la classe lavoratrice isolana. Il funzionario responsabile dell'agenzia locale dell'IMSS, Luciano Cargiulo, ha posto l'accento sul fatto che il già limitato organico della sede IMSS di Ischia sarà ulteriormente ridotto a causa del prossimo pensionamento di 2 unità lavorative e che quindi il ridimensionamento ci sarebbe comunque. A parte la spending review, c'è un altro problema proprio di personale, che voi sapete che tra poco 2 colleghi se ne andranno in pensione, quindi da 5 persone ne diventeranno 3. Un'agenzia con 3 persone, l'agenzia del lavoro con 3 persone non ci sta proprio. Quindi questo potrebbe avvenire effettivamente una chiusura proprio per un fatto fisico, che non ci sono più le persone. Quindi mantenere il punto invece il punto INPS è, secondo me, effettivamente, anche se rimangono 3, ma rimangono veramente. Perché il problema è questo qua, che abbiamo fatto 3 mobilità regionali, una mobilità nazionale sul territorio, non c'è nessuna domanda per venire a Ischia, nessun collegio, né INPS, né ex INPDA ha fatto domanda per venire. Quindi automaticamente, diciamo, naturalmente va a chiudersi per un fatto proprio, diciamo, di mancanza del personale. A questo punto Savio, considerando che la riduzione dei personali sarebbe un pretesto per giustificare il ridimensionamento della sede IMSS isolana, che diverrebbe un semplice sportello di informazione, ha chiaramente detto che la Sinistra Unita darà battaglia affinché l'IMSS ad Ischia continui a garantire gli attuali servizi. Noi siamo contro anche a questa operazione di ridimensionamento. Diciamo che lo Stato, indipendentemente da chi va o chi non va in pensione, deve garantire le unità necessarie lavorative all'interno della sede dell'INPS di Ischia. Savio, in questa battaglia, ha anche auspicato il sostegno dei commercialisti isolani, così come gli avvocati hanno difeso dalla scellerata chiusura la sede distaccata del Tribunale di Napoli. Noi come sigle politiche porteremo avanti la battaglia per la difesa della sede dell'INPS a Ischia, Rifondazione, PCML, PMLI, Out Mare, l'Alta Europa con Tsipras e anche dei sindacati di sinistra. L'appello che voglio lanciare, che penso non sia fuori luogo in questa sede, è che per quanto concerne per esempio la sede distaccata del Tribunale di Napoli, dove c'è stata una certa mobilitazione e c'è stato diciamo il supporto determinante degli avvocati, dunque della categoria che lavora presso il Tribunale di Ischia, mi voglio augurare che anche per la difesa, diciamo, della sede dell'INPS sul nostro territorio ci possa essere assieme a noi anche lo stesso impegno da parte dei commercialisti e dunque di chi sull'isola di Ischia ha interesse anche professionalmente affinché questa sede non chiuda i battenti oppure diventi un semplice punto di informazione rispetto a quello che sino ad oggi per i lavoratori, per l'isola di Ischia, per i professionisti invece ha rappresentato. Il dottor Pasquale Saurino, membro dell'associazione commercialisti presieduta da Enrico Iovene, ha dichiarato che i commercialisti isolani sosterranno la battaglia a difesa della sede IMSS dell'isola. Già prima degli avvocati i commercialisti si sono impegnati per non far chiudere l'agenzia delle entrate con grande successo, tanto è vero, andava al polifunzionale. Adesso abbiamo il direttore dell'INPS che ci comunicava ufficialmente che non sarà soppressa l'INPS, ma sarà semplicemente trasformata
e sarà probabilmente lasciata nei locali gratuitamente messi a disposizione dal comune in virtù di una normativa vigente. Quindi la battaglia che si fa i due, anche la nostra. Un'ultima curiosità. Nel mentre Gennaro Savio interveniva, quasi fosse un tabù la paventata chiusura o il ridimensionamento della sede IMSS di Ischia, la dottoressa Giuliana Mazzarella, dirigente responsabile IMSS dell'area Flegrea, ha sottolineato che l'argomento non era all'ordine del giorno. A questa affermazione rispondiamo che la paventata chiusura o il ridimensionamento della sede IMSS di Ischia sono quotidianamente all'ordine del giorno sulla nostra isola, perché tale operazione andrebbe a colpire il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori dell'intera isola ad usufruire dei servizi che attualmente l'IMSS garantisce. E con la crisi economica che affligge migliaia di famiglie e con gli alti costi del trasporto marittimo, sempre più precario e agonizzante nel Golfo di Napoli e incapace di garantire una dignitosa continuità territoriale, gli isolani, nella condizione di isolati in cui si trovano certamente, non potranno permettersi il lusso di spostarsi sulla terraferma per rivolgersi all'IMSS. L'augurio, naturalmente, è che così come è accaduto per scongiurare la chiusura del Palazzo di Giustizia o il ridimensionamento dell'ospedale Anna Rizzoli di Lacco-Ameno, si costituisca sull'isola un fronte di lotta popolare che difenda la nostra sede IMSS dal pericolo del ridimensionamento.